A che tipo di accusa si riferisce? Beh, le accuse che sui vostri siti, su tanti articoli, che siamo una squadra l'ultima in tutte le graduatorie, ci attaccate che non abbiamo giocatori, ci attaccate che la squadra non è all'altezza, che la squadra non è di categoria. Per me fate solo del male. Fate del male perché non aiutate questi ragazzi. Noi dobbiamo creare giocatori nostri, non i mercenari. I mercenari. Noi dobbiamo creare giocatori nostri. I mercenari non vanno bene a nessuna parte, non hanno mai vinto niente. Si può arrendere a 15 giornate dalla fine con altri 45 punti in palio, ma la situazione è catastrofica. Perfino il Trapani scavalca la Ternana, lasciandola desolatamente all'ultimo posto in classifica. Arriva l'ennesima sconfitta in casa. Lo scenario è veramente fosco. Io personalmente non so più che inventarmi. Cioè, dico, questa è una provocazione. Anche se stasera prendessi Drogba, non so se riusciremmo a vincere una partita. Io ho scelto i migliori che ci sono nelle nostre possibilità e ho preso giocatori di prospettiva e ho preso giocatori che mi daranno l'anima dentro al campo. Io ho preso quei giocatori. Sono problemi della società. Io vado avanti per quelli, io alleno chi viene. Noi abbiamo parlato già, la società sa come intervenire. State tranquilli che noi ci vediamo tutti i giorni e parliamo. E la squadra non deve essere migliorata con i nomi, deve essere migliorata con le idee, col lavoro e con il sacrificio. Questo deve essere la mia squadra. A me non me ne frega niente del nome e del cognome. Non c'è più tempo, è finita d'Ascoli. La Ternana batte l'Ascoli 2-1 e si salva. Quindi io mi fido degli uomini, io mi fido di questi 10 giorni, io mi fido delle persone che mi hanno dato una grandissima fiducia e una grandissima chance. Io me la gioco fino alla morte. Io vi dico che noi non vi deluderemo. E al termine di una partita sofferta, in cui una grande Ternana batte la spalla, ma arriva nel finale. Se noi crediamo possiamo ottenere tante cose, perché il calcio è fatto in due parenti, o con i soldi o con le idee.